Cari amici del canale, oggi vi propongo un contenuto speciale che spero possa ispirarvi e arricchire le vostre vite. Prima di iniziare, vi chiedo un piccolo favore: iscrivetevi al canale e lasciate un like se il video vi piacerà. Il vostro supporto è fondamentale per far crescere questa community e continuare a condividere contenuti motivazionali come quello che seguirà. Ora, senza ulteriori indugi, immergiamoci insieme nel potente discorso sulla resilienza e sulla forza interiore. Cari amici, compagni e compagni di viaggio, oggi voglio condividere con voi qualcosa di profondo, qualcosa che va al di là delle parole e raggiunge il cuore di ognuno di noi. Parleremo dei momenti difficili, quei periodi bui che tutti affrontiamo nella nostra vita. Ma non parleremo solo di sopravvivenza, parleremo di come superare questi momenti, di come emergere più forti, più saggi e più consapevoli. La vita è un viaggio irripetibile, un'avventura che ci porta attraverso alti e bassi, curve inaspettate e salite ripide. Ma sono proprio le difficoltà che ci permettono di crescere, di imparare e di scoprire la nostra vera forza interiore. Quando ci troviamo in un momento no, è come se il cielo si fosse oscurato e il sole avesse perso il suo calore. Ma ricordate, anche nelle notti più buie, le stelle brillano con più intensità. La chiave per superare i momenti difficili è abbracciare il dolore, affrontarlo di petto anziché cercare di sfuggirgli. La vita è come un mare in tempesta, e mentre le onde possono sembrare insormontabili, è il nostro modo di navigare attraverso di esse che determina il nostro destino. Non si tratta di evitare la tempesta, ma di imparare a ballare sotto la pioggia. Ecco alcune perle di saggezza da tenere a mente quando le nuvole si addensano sopra di voi. 1. Accettare le emozioni. È normale sentirsi tristi, arrabbiati o persino persi durante i momenti difficili. Accettate queste emozioni, lasciatele fluire attraverso di voi senza giudizio. Solo abbracciando il dolore possiamo sperare di trasformarlo. 2. Cercare il significato. Spesso, nei momenti difficili, la vita ci sta comunicando qualcosa. È il momento di fermarsi e riflettere su ciò che è veramente importante. Cercate il significato dietro le sfide che vi sono presentate, perché spesso è lì che troverete la vostra forza. 3. Coltivare la gratitudine. Anche quando tutto sembra andare male, c'è sempre qualcosa per cui essere grati. Concentratevi su ciò che avete invece di ciò che vi manca. La gratitudine è una luce che può illuminare anche le giornate più buie. 4. Apprendimento continuo. Ogni difficoltà è un'opportunità di apprendimento. Guardate ogni sfida come una lezione preziosa che vi renderà più forti, più saggi e più resilienti. La crescita personale è un processo continuo, e i momenti difficili sono le pietre miliari lungo il percorso. 5. Cercare supporto. Non siamo mai soli nelle nostre battaglie. Condividere il peso delle proprie difficoltà con gli altri può alleggerire il carico. Cercate il supporto di amici, familiari o professionisti, perché affrontare insieme le sfide rende il viaggio meno solitario. Ricordate, cari amici, che la vita è fatta di cicli. Anche se vi trovate in un tunnel buio, c'è sempre una luce alla fine. La vostra forza interiore è come una fiamma che può illuminare anche la notte più oscura. Afferrate la luce dentro di voi, abbracciate la vostra resilienza e lasciate che la speranza sia la vostra guida. In ogni tempesta, c'è la promessa di un cielo sereno. Superare i momenti difficili non è solo una questione di resistenza, ma di trasformazione. Non siate solo sopravviventi, siate creatori delle vostre storie. Siate l'arcobaleno dopo la pioggia, la rinascita dopo la notte più lunga. Il viaggio della vita è fatto di alti e bassi, e ogni passo che facciamo ci porta più vicini alla nostra versione migliore. Siate coraggiosi, siate aperti alle lezioni che la vita vi offre e siate grati per ogni istante, sia esso di gioia o di dolore. La vostra storia è ancora in corso, e il capitolo successivo potrebbe essere il più bello di tutti. Andate avanti con determinazione, cari amici, perché siete più forti di quanto pensiate e più luminosi di quanto immaginate. La vita può piegarci, ma non può spezzarci. Superate i momenti difficili con la consapevolezza che la vostra forza è infinita, e il futuro è un libro aperto pronto ad accogliere le vostre storie di resilienza e trionfo. Vi invito ora a immergervi in un racconto intriso di saggezza e profondità,
un racconto che incarna le stesse lezioni che abbiamo appena esplorato. La storia di Kaito, un uomo il cui spirito incrollabile e cuore aperto hanno superato ogni tempesta. Kaito, un modesto pescatore del villaggio di Yume, affrontò un periodo oscuro quando una terribile tempesta colpì la sua amata comunità. Le onde tumultuose divorarono le barche e distrussero le case, lasciando dietro di sé un sentiero di rovina e disperazione. Ma in mezzo a questo caos, Kaito scoprì la forza della sua stessa anima. Mentre il villaggio si rialzava lentamente dalle macerie, Kaito decise di condividere la sua saggezza con gli altri. Riunì gli abitanti e parlò loro della necessità di abbracciare le sfide come occasioni di crescita. Con voce calma e occhi luminosi, raccontò loro della bellezza che può emergere dalla distruzione, come un giardino rigoglioso cresce dalle ceneri di un incendio. «Amici miei», disse Kaito, «è nelle tempeste che possiamo veramente scoprire chi siamo. Le difficoltà ci mettono alla prova, ma anche plasmano il nostro spirito. Non permettiamo che le avversità ci abbattano, invece, impariamo a ballare con esse». Kaito incoraggiò gli abitanti a cercare il significato dietro la tempesta, a guardare oltre il dolore immediato e a cercare la lezione nascosta nelle rovine. Propose di coltivare la gratitudine per ciò che rimaneva, perché anche nella perdita c'era ancora molto da apprezzare. La sua parola si diffuse come il vento, raggiungendo ogni angolo del villaggio. Gli abitanti di Yume iniziarono a sollevarsi, a ricostruire non solo le loro case ma anche il loro spirito. Kaito li guidò con gentilezza, dimostrando che la forza non è solo fisica, ma risiede nell'atteggiamento con cui affrontiamo le sfide. La storia di Kaito ispirò anche quelli al di fuori di Yume. Il suo messaggio si diffuse attraverso le colline e oltre i fiumi, raggiungendo orecchie desiderose di speranza. Gli abitanti di altri villaggi si unirono a Yume, portando con sé il loro desiderio di crescita e resilienza. Così, il villaggio di Yume non solo si rialzò dalle rovine, ma fiorì come mai prima d'ora. La forza di Kaito aveva innescato una trasformazione che si irradiava oltre le sue stesse terre. La lezione di Kaito era chiara: nella tempesta della vita, la vera forza emerge quando ci abbracciamo a vicenda e affrontiamo insieme il cammino davanti a noi. Così concludo il racconto di Kaito, un uomo la cui luce ha rischiarato il buio e ha dimostrato che anche nella tempesta più intensa, la speranza e la forza interiore possono fiorire. Vi invito ad abbracciare la lezione di Kaito, a essere ispirati dalla sua storia e a portare con voi la consapevolezza che anche nei momenti più difficili, c'è sempre la possibilità di rinascere. Andate avanti con cuori aperti, abbracciate le sfide come opportunità di crescita e siate i custodi della vostra forza interiore. La vostra storia è ancora in corso, e le pagine che seguiranno saranno illuminate dalla vostra resilienza e determinazione. Dopo aver esplorato insieme la storia di Kaito e le profonde lezioni che emergono dalla sua esperienza, vorrei ora condividere alcune riflessioni e consigli pratici che possiamo integrare nella nostra vita di tutti i giorni. Innanzitutto, è fondamentale comprendere che la vita è intrinsecamente un flusso di alti e bassi, di gioie e dolori. Il segreto non sta nel cercare di evitare le tempeste, ma nell'imparare a danzare sotto la pioggia. Accogliere le sfide come occasioni di crescita e trasformazione è il primo passo verso una vita più appagante. La nostra capacità di superare i momenti difficili risiede nella nostra risposta agli eventi, nella nostra prospettiva e nella nostra forza interiore. Quando affrontiamo le sfide con calma e saggezza anziché con paura e resistenza, diventiamo veri maestri della nostra esistenza. Coltivare la consapevolezza è un elemento chiave. Osservare le nostre emozioni senza giudizio, accettarle e poi scegliere consapevolmente come rispondere ci permette di mantenere la chiarezza mentale anche nei momenti più difficili. La meditazione e la pratica della consapevolezza possono diventare strumenti potenti per sviluppare questa abilità. Inoltre, la gratitudine è una forza trasformatrice. Anche quando sembra che tutto vada male, fermatevi per riflettere su ciò per cui potete essere grati. Questo non solo cambierà la vostra prospettiva, ma vi darà la forza di continuare anche quando le tempeste sembrano insormontabili. La condivisione del peso delle difficoltà con gli altri è un atto di coraggio. Non siamo soli nelle nostre lotte, e spesso condividere il nostro carico con chi ci circonda può alleggerire il peso.
La connessione umana è un elemento essenziale per la resilienza e il benessere emotivo. Infine, ricordiamoci di imparare continuamente dalla vita. Ogni sfida, ogni fallimento, ogni trionfo è un'opportunità di crescita. La vita è un maestro implacabile, e la nostra capacità di imparare dagli eventi è ciò che ci consente di evolvere. Carissimi, vi invito a integrare questi insegnamenti nella vostra vita quotidiana. Siate consapevoli, coltivate la gratitudine, condividete le vostre lotte e imparate costantemente. Nella pratica di queste semplici azioni, troverete la forza per navigare attraverso le tempeste della vita con grazia e saggezza. Vi auguro un viaggio ricco di crescita, consapevolezza e connessione. Siate i custodi della vostra forza interiore e diffondete la luce della saggezza ovunque andiate. Carissimi, spero che il discorso sulla resilienza e la forza interiore vi abbia ispirato tanto quanto ha ispirato me a condividerlo con voi. Vi chiedo un ultimo favore prima di concludere: iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, lasciate un like se avete trovato valore in questo video, condividetelo con chi pensate possa trarne beneficio e lasciate un commento con le vostre riflessioni. Il vostro supporto è il motore che alimenta questo canale, e insieme possiamo creare una community in cui condividere crescita, ispirazione e positività. Ogni iscrizione, like, condivisione e commento contribuisce a diffondere questi importanti messaggi. Grazie di cuore per essere parte di questa community, per il vostro impegno e per il supporto che ci date. Siete la linfa vitale di questo canale e insieme possiamo continuare a crescere, apprendere e ispirare. Vi invito a essere protagonisti della vostra vita, a coltivare la vostra forza interiore e a diffondere la luce della positività ovunque andiate. Vi auguro una giornata straordinaria e vi ringrazio ancora per essere qui con noi. Iscrivetevi, lasciate un like, condividete e commentate, insieme possiamo rendere questo spazio un luogo sempre più ricco di significato e crescita. Grazie di cuore, e ci vediamo nel prossimo video.